Siamo a Salina Rinella al ristorante Le Tre Pietre, dove per oggi per noi la signora Graziella preparerà, rivisitandola, la pasta al fuoco, una ricetta originariamente di Teodoro di Santa Marina che oggi vedremo in questa nuova versione. Graziella, ci racconti gli ingredienti di questa ricetta? Gli ingredienti rigorosamente a crudo: pomodori pachino o pomodori di pennula, che sono tipici nostri, si trovano perché crescono senza acqua. Poi tanta ricotta infornata, e una ricotta tipica del messinese. Tipica del messinese, e poi peperoncino, aglio e basilico. Basilico del nostro orto. Appena raccolto. Forse questo è l'ultimo. L'ultimo. Siamo fortunatissimi. E sale. E sale, chiaramente. E si tagliano gli ingredienti e chiaramente si mette abbondante olio. Si tagliano gli ingredienti, si mescolano con l'olio, si mette la ricotta infornata, poi si mette giù la pasta. Quando è bella al dente si amalgama il tutto, e quindi con il calore della pasta chiaramente tende leggermente a cucinare. A mantecare. E si completa la cottura nella pirofila di ceramica, anche questa di Salina. Mettiamo sì. La pasta? Mettiamo la pasta. Nell'aglio abbiamo tolto l'anima, vero? Sì. Ci sono tanti modi di interpretare, di usare l'aglio, anche questo è uno di chi lo taglia finemente, chi lo mette con la buccia, e invece noi abbiamo tolto l'anima. Quante volte la fate estate questa pasta? Tutti i giorni, specialmente quando ci riuniamo tra amici o qua è il piatto forte. La ricetta quando è stata inventata? Intorno agli anni 90. Ricotta salata. Sì, parecchia. Olio fresco. Sì. L'olio a Salina lo fate ancora? Sì. Avete sì, le vostre olive? Sì. Quindi le portate al frantoio? Dov'è sì. Il frantoio? A Lipari o a Milazzo? No, c'è qua a Leni, c'è uno, ma è piccolino. Ma in genere tendiamo a portarli a Milazzo, perché questo è piccolo e quindi la resa non è maggiore rispetto. Quindi la resa dell'olio dipende anche dalla grandezza del frantoio. Certo, dalla spremitura della sanza, chiaramente, dell'impasto delle olive, essendo piccolino. E sono olivi antichi? Sì, che risalgono ai primi del Novecento. Addirittura. La sua famiglia è qua da un secolo? Mia mamma sì, è nata qua nel 30, i miei nonni sono di qua. Sempre Leni, e quindi, Leni sì, Rinella. Sì. E tutto è pronto. Peccato che non ne potete sentire il profumo. È veramente buono.